È stata una cerimonia semplice ma allo stesso tempo emozionante quella svoltasi all'interno della parrocchia della Santissima Trinità Sala Consilina ed organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri della Sottosezione di Bello Sguardo, presieduta dal maresciallo Ireneo Scardino. Un appuntamento annuale che ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Gabriele Petroccelli, delegato del Cappellano Militare della Legione Carabinieri Campania, il quale ha ringraziato l'arma dei carabinieri per il costante ed intenso lavoro a tutela del cittadino e ha rivolto una preghiera nei confronti di chi ha perso la propria vita indossando la divisa. Un momento di condivisione e comunione che ha visto la presenza di autorità militari, tra cui il comandante dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina, il tenente Martino Galgano, che alla fine della celebrazione eucaristica ha voluto rivolgere un saluto ai presenti. Alla cerimonia hanno presenziato anche vari amministratori del Vallo di Diano. A conclusione, presso la sede della sottosezione ANC di Sala Consilina, c'è stata la visita del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre.